dire due cose su Ancona, perché Ancona c'entra con le vicende che lei racconta in questo libro. Nel 1866 la flotta italiana le prende da quella austriaca, a Lissa. Gli equipaggi della flotta austriaca sono composti in massima parte da veneti, istriani, dalmati. È triste. Ci sono fotografie che mostrano questa flotta malconcia qui nel porto di Ancona, al ritorno da questa battaglia sfortunata, tra virgolette, con alcune assenze, la Red Italia, la Palestro, affondate a Lissa. 100 anni fa, il 24 maggio del 1915, un'altra flotta austriaca imperiale si presenta qui davanti, a poche centinaia di metri da qui, davanti al porto di Ancona, ma anche davanti ad altri porti della costa adriatica. L'obiettivo è quello di affondare il morale degli italiani, un obiettivo fallito per la verità. A bordo di una di queste navi, la corazzata Radetzky, il cui nome ricorda un altro pezzo di storia patria ovviamente, c'è un marinaio che si chiama Giorgio Viezzoli, che è di origine istriana, di Pirano. Questo marinaio a un certo punto si sposerà un'anconetana e aveva qualche problema nel venire ad abitare dalle nostre parti, dicendo: come mi accoglieranno coloro che insomma ho contribuito a bombardare. E poi Giorgio Viezzoli, il figlio di Giorgio Viezzoli, fonderà un'azienda di telecomunicazioni piuttosto importante qui da noi. E per la verità la Radetzky bombardò Porto Potenza Picena, non Ancona, ma insomma la sostanza era questa. Questo per dire che i marinai venivano imbarcati nelle unità della flotta imperiale che affrontavano la Regia Marina qui nell'Adriatico. I soldati di fanteria non li misero di fronte agli italiani, li sbatterono appunto sui Carpazi, compreso suo nonno Ferruccio. Italiani quindi che combattevano für den Kaiser und Vaterland, per il Kaiser, per l'imperatore e per la patria. E si capisce il motivo per cui noi sappiamo poco, ma sappiamo di Cesare Battisti, di Filzi, di Nazario Sauro. Abbiamo un quartiere qui ad Ancona che è nato un po' sulle ceneri della Grande Guerra, il Passetto, quartiere adriatico, attorno a un candido monumento, e se ci fate caso i nomi delle vie riecheggiano tutte quel massacro, nomi di battaglia o nomi di condottieri. E per questo ho intitolato una mostra che è tuttora aperta alla polveriera del Cardetto, potete andarla a visitare, la città dove fu sparato il primo colpo, Ancona, primo colpo della Grande Guerra sul fronte italiano ovviamente, e pare che anche la prima vittima di questa prima vittima civile italiana della Prima Guerra Mondiale sia una ragazza di Ancona, una 17enne. Da qui si spiega il motivo per cui nelle vicende di questi 125.000 triestini, trentini, insomma, istriani, non si leggono nei libri di storia. E che cosa accadde poi a questi ragazzi che erano diventati troppo italiani per i tedeschi e troppo tedeschi per gli italiani, al ritorno dopo un lungo peregrinare, dopo la prigionia? Allora, il problema dei prigionieri è sempre un problema delicato, perché il prigioniero che ritorna ha conosciuto il nemico, quindi magari può detestarlo, però in molti casi anche lo ha conosciuto, quindi lo ha fatto uscire dallo stereotipo della propaganda di guerra. E quindi il soldato che ritorna ha tante cose da raccontare che possono essere spiacevoli, rompe i luoghi comuni, ha visto oltre la linea del fronte. Nel caso di coloro come i miei nonni, parlo la generazione dei miei nonni, quelli che sono stati catturati dai russi, che sono finiti in prigionia nei campi zaristi, hanno conosciuto anche la rivoluzione bolscevica.
e quindi erano doppiamente infidi, ma soprattutto il semplice fatto che avessero combattuto dalla parte opposta degli italiani sembrava che dovesse comportare un periodo di rieducazione. Per cui questi, appena tornati dopo anni di prigionia, oppure semplicemente tornati a casa a guerra finita, un po' sbandati perché l'esercito austriaco si è dissolto, si è squagliato, sono stati chiamati dai carabinieri con una scusa, sembrava un semplice rapporto, e invece sono stati spediti nell'Italia meridionale o in Sardegna o nei posti più inverosimili, soprattutto in Abruzzo e Molise, dove sono stati trattati malissimo, cioè messi ai ferri. La popolazione aveva un'enorme pietà di loro, ma i carabinieri erano stati incaricati di essere molto duri con questa gente, che in qualche modo doveva essere convinta a diventare italiana, mentre probabilmente lo sarebbero diventati senza grossi problemi, perché era sempre accaduto nella storia dell'umanità che un popolo cambiasse padrone. Era una cosa normale, ma invece proprio questo atteggiamento ha fatto sì, ha creato subito delle nostalgie del mondo di ieri per la vecchia Austria. Ieri o qualche giorno fa, che ero in Dolomiti, proprio sono appena sceso oggi dalle Dolomiti, mi è stata raccontata questa storia che dei contadini trentini nel 1919-1920, quindi trentini, quindi ex Austria-Ungheria, vedono scendere dal Passo Rolle verso Predazzo, verso i grandi prati della Val di Fiemme, tantissimi turisti italiani, i quali non hanno il minimo senso della proprietà privata, e cominciano a camminare sui campi che stavano per essere falciati. Chi ha una minima idea di che cosa significasse falciare allora a mano, per falciare bene era importante che il terreno fosse regolare, quindi della gente che passava sopra questi campi di erba alta senza criterio, senza chiedere permesso, li ha fatti uscire di testa. E uno di loro ha detto: i tedeschi hanno cercato inutilmente per 600 anni di farci diventare tedeschi, e gli italiani ci sono riusciti in un giorno solo. Molto significativo. Non è che però gli ungheresi e gli austriaci, quando questi ragazzi combattevano contro i nemici dell'Italia, cioè i russi, li trattassero molto meglio? No. Allora, se c'è una cosa che io temo e temevo che avvenisse sia nella mia città sia in Trentino, era che il ritorno di questa memoria negata, come sempre accade, le memorie negate hanno una potenza distruttrice superiore alle memorie ufficiali, temevo che questa memoria negata, tornando a galla, si trasformasse in una specie di derby Italia-Austria. Un derby alimentato dalle difficoltà economiche del momento, per cui veniva spontaneo, ed è spontaneo in tantissima gente, di dire con l'Austria si stava meglio, era meglio che restassimo austriaci invece di passare all'Italia. Quindi ho tenuto sempre conto di questa cosa quando ho scritto questo libro, e difatti, pur essendo un libro sugli italiani in divisa austro-ungarica, è un libro che, con grande dispetto di coloro che invece vorrebbero una memoria unilaterale, vedi tutti questi Schutzen un po' ridicoli che celebrano cose inesistenti e un'identità mai esistita, io tiro fuori e come i maltrattamenti che i trentini e i triestini, ma anche altri popoli minori dell'impero, subirono al fronte da parte delle etnie egemoni, e cioè gli austriaci, quelli di lingua tedesca e quelli di lingua ungherese, che si dividevano in qualche modo l'impero. Gli ungheresi erano particolarmente feroci, perché siccome i triestini e i trentini avevano imparato i comandi militari in lingua tedesca, quando capitava che ci fosse un comandante
ungherese, questo se ne fregava di usare la lingua tedesca, pretendeva di usare quella ungherese, ma pretendeva anche di essere capito. E siccome questi non capivano, venivano continuamente messi agli arresti, privati del cibo, messi in situazioni molto simili a quelli della tortura, cioè venivano appesi a un palo con i piedi che potevano appena toccare il terreno per delle ore mentre gli altri mangiavano tranquillamente il loro lancio. Ma ci sono state situazioni tremende, cioè noi siamo molto autocritici con l'esercito italiano perché ha praticato la decimazione, perché ha fucilato ingiustamente un sacco di gente, eccetera. Non crediate che i soldati dell'impero austro-ungarico fossero molto più rispettati. Cioè uno mi ha raccontato di un soldato che gli hanno sparato alla tempia semplicemente perché aveva mangiato una scatoletta di carne in scatola in più. Quindi non ho risparmiato niente. Cioè, se memoria deve essere, e io voglio che lo sia, deve essere una memoria completa. E soprattutto non voglio che si giochino i morti degli uni contro i morti degli altri, perché io vengo da una città dove questo gioco è stato fatto a sufficienza, intere classi dirigenti e classi politiche si sono formate sul gioco foibe contro risiera, risiera contro foibe, basta. Non ne potevo più, sapevo già che questa cosa poteva uscire anche con la prima guerra mondiale, e fin dall'inizio ho disinnescato questa cosa con la visita iniziale e finale ai ragazzi di Re di Puglia, soprattutto raccontando le tante sevizie che non solo gli italiani, ma anche gli sloveni, o in parte anche i croati o gli slovacchi, hanno subito da parte di ufficiali a cui era molto comodo addossare la colpa dei loro fallimenti, perché nel momento in cui i russi arrivano alle porte di Cracovia, questi ufficiali, esattamente come ha fatto Cadorna dopo Caporetto, non dà la colpa ai propri generali, ma dà la colpa ai soldati che finiscono nel tritacarne delle fucilazioni e del dileggio generale delle popolazioni. Quando quelli della seconda armata si ritiravano da Caporetto e raggiungevano il Veneto, la gente gli sputava perché li consideravano gli unici veri responsabili di una sconfitta che in realtà aveva radici molto più profonde all'interno del quartier generale. E infatti, a proposito delle nostalgie, qualcuno a presunta età dell'oro, qualcuno nel libro dice che l'impero asburgico era plurale solo in superficie. C'era una cappa di oscurantismo clericale, la censura, la sorveglianza poliziesca, e comunque si era sudditi, non cittadini, e tra questi sudditi gli italiani lo erano più degli altri, insomma, che comandavano i tedeschi in effetti. Posso avere il libro un attimo? Che volevo leggervi un pezzettino.